Buongiorno a tutti, io ho dei capelli, sono improponibili. Sono le 5 e mezza del mattino del 1º novembre e io adesso mi preparo per andare a Lucca. Ad arrivare, sono entrata in casa, dopo vi faccio vedere un po'. Adesso sono andata a recuperare una persona speciale. Ho ritirato il pacco persona, che è qui. Salta. Ciao. Lui è Giuseppe. Dovevo guardare. Ve lo ricordate? No. Non lo ricordo. Vabbè, allora, mi ha regalato questa cosina bellissima, che non so se si vede. Perché te lo metti in faccia? È Loki di Thor Ragnarok. Tranne che io non ho ancora visto Thor Ragnarok, però... Pensavo Laulin. In che senso? Tu hai portato l'aula. Buongiornissimo. Allora, abbiamo preso i biglietti, cioè abbiamo i braccialetti. Non si vede. Vabbè, si vede su, ok? E abbiamo fatto un'ora di coda. Adesso c'è dietro il padiglione destini, non si vede un cavolo. E cosa facciamo? Entriamo. Entriamo, devo prendere gadget, cose. E oggi e domani padiglioni, infatti abbiamo fatto l'abbonamento per 2 giorni. Domani però siamo in cosa. Andiamo a vedere oggi. Aaron. Sì, non sanno neanche chi sono. Jason Aaron. Jason Aaron. Allora, c'è stato un enorme momento di vuoto, sono terrificante. Cosa stai facendo? Mi decapiti, se no, vedi. E allora tienilo te il telefono. Perché abbiamo acconciato la mia parrucca per domani. E quindi abbiamo perso tipo un sacco di tempo. Lui è stato in coda 2 ore per Jason Aaron, l'amore mio. Diciamo prima. E adesso siamo nel padiglione Games. Mi gira la testa. E facciamo un giro delle riprese. Giuseppe, cosa hai appena fatto? Allora, acquisto memorabile di Call of Salvini e in omaggio ci hanno dato il poster, il codice di attivazione con la skin di Salvini e il preservativo di Call of Salvini. Con Salvini con e la Adinolfi. Faccia di Adinolfi. Ultra. Siamo bellissimi e non so se adesso si vede il costume, se mi sta prendendo l'addome scolpito. E allora oggi è sabato, no, venerdì,
Oggi è venerdì, infatti io stavo confondendo fosse sabato. Io ho chiaramente le occhiaie, però fa niente. E smettila, stupido. E quindi oggi le occhiaie, siamo in cosplay, piove, le piove, borse, c'è Louis Vuitton, fammi un pompino. E c'è un clima di merda, però noi facciamo le foto. Posso tenere io che tu sei nana? Tieni. Allora, come vedete siamo di nuovo in borghese, siamo appena stati alla firma copia di Timothée Zahn. Tanto che per l'emozione mi sono dimenticata di tirare fuori il telefono e di farmi filmare da lui, però la foto che metterò dopo questa clip. E niente, gli ho detto solamente che amo i suoi libri e di godersi il suo soggiorno a Lucca, anche perché ero troppo emozionata per dirgli che ammiro la sua conoscenza dell'universo espanso di Star Wars. The universe is expansive universe. Star Wars. Star Wars is expansive universe. E quindi dopo vi faccio una foto anche del libro autografato, mi ha dato pure un segnalibro fighissimo. E adesso stiamo andando invece a provare Monster Hunter World. Boom! Siamo già tornati a casa perché io purtroppo oggi non sto bene. Lui è fighissimo, lui è pieno di fiamme. Io sono tutta azzurra come ieri, però veramente io odio e odiamo il freddo. E basta, la giornata di Lucca di oggi si conclude qui, non è vero? Andiamo a farci un giro per gli stand dopo, poi prima facciamo una doccia calda. Sono tipo le 4, non abbiamo ancora pranzato, da bravi cosplayer. Ci sentiamo vecchissimi perché c'è la gente che esce a quest'ora e in cosplay e invece noi ci stiamo smontando. Ma veramente, non so se sentite la mia voce quanto è nasale, ho mal di gola, mal di testa, raffreddore, la tosse. Quindi sono svegliata stamattina, è veramente una favola. Rifalla con la faccia. Adesso vi faccio vedere il costume un attimo intero, visto che non ho ancora fatto una ripresa. Non so che ho le antennine sopra la testa. Baccioletti, drill, la tutina super sexy, ta ta ta. Questa luce non si vede assolutamente niente, magnifico. Ciao Peppe! Al firma copia di Licia Crisi per giustamente passare le 4 adesso. Smettetela voi due, mi fissano mentre parlo. No dai, smettila. Ciao. Vabbè, venite anche voi a sto punto, così non mi...
Allora, per iniziare bene la giornata con questa voce fantastica. Però sei bassa, inquadra pure dire. Con questa voce fantastica ho fatto finalmente l'autografo con Lucio Brisi come l'anno scorso. Saluta tu, presentati, chi sei? Kira, ciao. Lui è sempre lui, però un po' più dito del solito. Tutto sbarbato. E adesso non lo so cosa facciamo, ragazzi. Andiamo a cercare Atrix. Ok. Fai video al contrario. Fate un saluto. Saluta. Salve, salve. Siamo dal Kebab Baro con la musica trash. Niente, è morto. Lorenzo. Mi piace la musica. Buongiorno, allora ho quasi 4 ore di sonno in corpo. No, sto prendendo me stesso, mi vedete. E sto trasportando cose del cosplay in borsa per ben quattro ore. Ho il treno alle 8:30 per Milano. Voglio morire, sono stanchissima, ho dormito praticamente niente e niente, adesso è triste vedere le strade di Lucca stanche, vuote, senza cosplayer, eccetera. Sarà strano tornare alla routine. Pessima, io sono sfatta e ho una voce improponibile, però volevo tirare un attimo le somme del Lucca Comics. Sono a casa di mia nonna a Milano, poi dopo torno a casa, ma era la tappa intermedia. Il viaggio è durato poco, 3 ore a differenza dell'andata che ci hanno messo quasi 6, visto che poi avevo pure un ritardo del treno, ma perché ho preso anche Italo da Firenze a Milano. E che dire, sono devastata, ho tipo dormito 4, esagerando 5 ore a notte. E quindi sono stanchissima, come potete sentire sono ancora abbastanza influenzata e devo riprendermi. Infatti l'idea oggi era di tornare e andare all'università, ma io non so cosa mi fosse passato per il cervello quando ho preso i biglietti, quindi grande bugia, non sono andata. E oggi mi rilasserò un pochino e poi ripartirò con la solita routine. È strano tornare a casa dopo 5 giorni in un'altra città, soprattutto in un ambiente così bello, con i tuoi amici, comunque anche col mio ragazzo, eccetera. Insomma, ho fatto anche dei begli acquisti, non troppi perché sono sempre senza soldi, e ve li farò vedere in un altro video, tipo book haul, mi cade il telefono, più acquisti di Lucca. Diciamo che a livello di incontri ho fatto meno male tutto quello che volevo fare, spero di mettervi tutte le clip, foto e robe varie. E diciamo che mi è mancato solo salutare un bel po' di persone, perché volevo vedere troppa gente. Alla fine conosco sempre tantissime persone che vanno a Lucca ed è matematicamente impossibile beccarle tutte. Mi è spiaciuto perché avrei voluto salutare anche altre persone che non sono riuscita a vedere, quindi niente, peccato, sarà per le prossime fiere. Tanto le fiere sono comunque il fulcro del ritrovo di noi cosplayer o comunque di tutte le persone che frequentano questo ambiente. Io come al solito ho avuto il dramma del oddio, devo vloggare, quindi non mi ricordavo mai di fare dei video. La sera eravamo sempre in piazza dell'anfiteatro, proprio al centro di Lucca, a fare casino. Ci siamo divertiti tantissimo, però mi ha devastato questa esperienza davvero. Il clima è stato impietoso, cioè l'anno scorso sembrava un paradiso, era utopia pura perché c'è stato il sole tutti i 5 giorni. Quest'anno invece no, purtroppo. Quindi la pioggia e il freddo hanno colpito pesantemente, sono tutti raffreddati e intasati come me. Quindi niente, questo è stato un po' bruttino, ma alla fine girare per Lucca è sempre un'esperienza magica. Mi fa stranissimo pensare che sia già finita. Mi sto sentendo male, viene da piangere. E niente, io spero che questo mini vlog vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere se siete stati a Lucca, se comunque vorreste andarci in futuro. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!